di stare molto concentrati su di me e il giapponese. Il giapponese è molto difficile. Oh, il giapponese tutto quanto è così. Grazie. Beh, grazie. Oh, questo si vede che. Allora, poi faccio un piccolo pezzettino perché, proprio per restare nella tradizione, i più grandi si ricordano sicuramente una celebre commedia napoletana del grande Edoardo De Filippo, che è Natale in Casa Cupiello, insomma. E nelle feste di Natale si guarda spesso, insomma, nelle case di tutti i campani si guarda. E io sono un affezionato di questa commedia e quest'oggi, siccome è Natale, faccio un piccolo pezzettino, interpretando i tre personaggi principali, cioè Luca Cupiello, Edoardo, il figlio Tommasino e la moglie Concetta. Lo facciamo sicuramente. È una cosa religiosa. Una cosa è bello, presente, ma dai, è commovente, bello. Una cosa religiosa con l'eteroclismo da dire. E allora vattene, vattene, perché lì da casa mia si fanno i presenti. E me ne vado, me ne vado. Ma mangio prima la suppa e latte e poi me ne vado. La moglie. Ecco qua, abbiamo scarfato la colla. I caffè, tete, tete. Ucari, o vedi che lo barco, guardalo pure, perché con quei giorni che la ra e mi attacco papà, perché non ce la faccio più, Ucari, non ce la faccio più con te, tuo figlio, tua figlia, tuo fratello, non ce Grazie.